Nella sala consiliare del Palazzo della Città Metropolitana di Bari si è tenuta la presentazione del progetto di valorizzazione del patrimonio archeologico del Municipio 4 in collaborazione con la Proloco e il Dipartimento Arco D del Politecnico. Il Municipio 4 è uno dei quartieri centrali, nonostante qualcuno pensi che sia in periferia, è il quartiere primordiale della città, quindi se vogliamo al cuore identitario, culturale del nostro patrimonio storico, è un museo a cielo aperto, perché per chi non è mai stato a Ceglie può incontrare quasi come una seconda Roma necropoli, resti archeologici, Buterrito, Calamandrei, che non è soltanto il nome di uno dei padri costituenti della nostra Costituzione, ma è anche il nome di una scuola che nasce e viene costruita su un sito archeologico. Diremmo è una fortuna? Non lo so, perché andrebbe valorizzato quel sito. E soprattutto anche l'abbazia, la chiesa che conserva l'icona della Madonna. Ci sono tantissimi siti archeologici dentro Celle del Campo che testimoniano una cultura identitaria, un patrimonio da valorizzare. Attraverso questo progetto abbiamo realizzato sul portale del Comune di Bari la possibilità di, cliccando alla voce beni archeologici, avere una mappatura di tutti i siti presenti con le indicazioni e informazioni storiche, e in questo è stato fondamentale il coinvolgimento del Dipartimento ARCOD del Politecnico di Bari, grazie alla collaborazione anche con la Proloco del Municipio 4.